Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Crypto Games Italia, il canale interamente dedicato ai videogiochi che sfruttano la tecnologia blockchain. Oggi parleremo di Project Red, un meta RPG open world dove i giocatori potranno creare un quartier generale ed espandere il proprio business mafioso con decine di attività illecite, come il gioco d'azzardo, le rapine, gare di macchine, risse da strada, il contrabbando di droga, la compravendita di immobili e il controllo dei nightclub. Project Red nasce con una collezione di 5.500 NFT della città di Elrond. Questi NFT non saranno necessari per giocare a questo titolo, ma alcuni di essi comporteranno diversi vantaggi come skin personalizzate, accessi VIP a determinate aree di gioco, royalties derivate dallo staking, potere di voto all'interno dell'organizzazione criminale, definita sempre come DAO, e tanto altro ancora. Questo titolo non sembra essere come i classici giochi, ma piuttosto un vasto centro sociale, un luogo di incontro virtuale per tutti gli aspiranti mafiosi là fuori. Un mondo aperto da esplorare, ricco di attività e interazioni, dove avremo la libertà di fare ciò che vogliamo a modo nostro. Inoltre, la varietà degli NFT offre migliaia di combinazioni, tratti e abbinamenti per creare un avatar che si distingue dalla massa, dando a questo titolo un tocco di personalità e permettendo allo stesso tempo di ostentare il proprio stile e la propria identità all'interno della malavita virtuale. Project Red si appoggia a Multiversex Blockchain e al marketplace XOXNO per la compravendita dell'intera gamma di NFT, a partire dagli avatar sino agli immobili, che avranno come scopo quello di far incassare una sorta di pizzo a coloro che ne avranno il controllo. Attualmente il gioco è disponibile solo in modalità player vs player. Vi basterà semplicemente scaricarlo dal sito ufficiale, che come sempre vi lasceremo in descrizione, e aspettare le ore serali per affrontare qualche altro giocatore. Dato che siamo ancora nelle fasi iniziali, non c'è moltissima attività. Ma bisogna ammettere che nonostante la scarsità dei giocatori, avendo già rilasciato una versione giocabile, questo ci fa ben sperare che il team stia lavorando come una vera associazione a delinquere. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Come sempre, se quello che avete visto vi è piaciuto, lasciateci un big like e iscrivetevi al nostro canale. Ma se non vi fosse piaciuto, lasciateci sempre un big like e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo blockchain gaming.